Ciao a tutti ragazzi, arrivo di questo video, sono vivo, sono tornato con una grande notizia per il franchise di Jurassic World. Perché ragazzi, c'è stata ultimamente una fiera a New York dei giocattoli dove hanno mostrato tanto merchandise di una nuova serie che già, diciamo, si discuteva, c'era già nell'aria questa serie, si diceva che sarebbe uscita appunto. E abbiamo anche conferme del titolo di questa serie. Vi dico già, il titolo non è niente di esagerato a mio parere, ma si chiama Jurassic World Chaos Theory, quindi teoria del caos. Quindi torniamo sempre su questo. Non lo so perché a quelli della Universal piace proprio assai usare cose come teoria del caos. Quindi Jurassic World Evolution 2 ci sta. Tra l'altro, ragazzi, per l'uscita si presuppone che dovrebbe uscire tra l'estate e l'autunno del 2024. E forse, ragazzi, dico forse, un trailer nuovo dovrebbe anche uscire a breve, anche se questo ancora non è confermato. Vi chiederete dove possiamo vedere questa serie? Ovviamente su Netflix, e a quanto pare avrà uno stile simile a quello della DreamWorks. Non so se lo produrrà sempre la DreamWorks, ma a sto punto penso di sì. E a quanto pare sarà un sequel, quindi un continuo di Camp Cretaceous. Cosa molto particolare, quindi forse vedremo anche i personaggi vecchi, quindi Darius, Kenji, tutti quanti, diciamo, magari cresciuti, perché appunto essendo un sequel, penso che vedremo i personaggi poi sulla terraferma che magari affronteranno questo nuovo mondo, così come doveva essere in Dominion, ma sinceramente non è stato così nel film. Dettagli, andiamo oltre a questa cosa. E ragazzi, ragazzi, abbiamo anche la conferma di alcune specie confermate. Conferma di alcune specie confermate, wow. Sì, comunque ci sono appunto sei specie che a quanto pare dovrebbero apparire in questa serie, tra cui abbiamo l'Atrociraptor, cosa molto interessante. Quindi se ci sta l'Atrociraptor è molto probabile che vedremo Malta, quindi magari i nostri protagonisti o i campeggiatori o qualcuno di nuovo magari si troveranno a Malta e dovranno affrontare gli Atrociraptor magari. Poi abbiamo l'Allosauro, che ultimamente ha preso un sacco di importanza nella serie. Pure in Jurassic World Evolution 2 l'hanno amato, quelli della Frontier praticamente, quindi tanto tanto amore per l'Allosauro. Poi ci saranno anche il Suchomimus, che sono molto curioso di vedere come lo faranno. Spero che seguiranno il modello che fecero tanto tempo fa per il sito di Jurassic World, oppure proprio il modello di Jurassic World Evolution 2, che è un ottimo modello a mio parere. Quindi spero che davvero non faranno un coccodrillo strano, perché sarebbe una cosa bruttissima a mio parere, e quindi ci rimarrei davvero malissimo. Speriamo bene. Poi ovviamente ci sarà l'Ankylosaurus, magari ci sarà Bumpy, chi lo sa. Il Pachyrhinosaurus, ragazzi, molto interessante come cosa. Niente male, perché il Pachyrhinosaurus è amato, è molto amato come dinosauro praticamente. E poi abbiamo uno stranissimo che effettivamente è un dinosauro che non è che si sente sempre, che sarebbe il Baekelspinax, una cosa del genere dovrebbe essere, che praticamente sembra una specie di acro, sempre con la specie di vela sulla schiena. Interessante come scelta, sinceramente, mettere un dinosauro del genere. Chissà appunto come sarà poi la storia. Quindi, ragazzi, ripeto, sarà un sequel. E a sto punto, come ho detto prima, penso che si baserà sui protagonisti o vecchi o nuovi. C'era la diceria della protagonista, che era praticamente una ragazzina senza un braccio. Mi ricordo una cosa del genere, si vociferava. Questa però non è stata confermata come cosa, ragazzi. La cosa che hanno confermato appunto sono le specie, e che sarà un sequel di Camp Cretaceous. E niente, ragazzi, principalmente sono molto curioso di vedere la trama come sarà. Ho molta paura perché se fanno una cosa simile alle ultime due stagioni di Camp, con il fatto che i dinosauri venivano controllati con i controller, tutto il fatto là con i microchip, eccetera, non so quanto vi potrebbe piacere. Però aspetterò altre notizie. Per ora sembra molto comunque particolare. La scelta degli animali non mi dispiace. Gli Atrociraptor comunque sono molto interessanti. Anche il nuovo dinosauro, che davvero non mi aspettavo un dinosauro del genere. Niente, ragazzi, voi cosa ne pensate? Io vi farò sapere poi se ci saranno altre novità. Ripeto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!